Tutti hanno delle radici, poi gli alberi crescono e vanno anche un po' oltre le proprie radici. È la nostra storia da sempre, da Woodworm, tutto quello che abbiamo fatto, questa è la nostra terra, ne siamo molto fieri, molto legati, poi andiamo in giro per il mondo e ritorniamo sempre qua. Quindi è coerente con quello che abbiamo sempre fatto, tutto qua. Il progetto è nato ad Arezzo, nelle stanze dell'etichetta discografica Woodworm, ormai punto di riferimento del panorama musicale italiano, che pubblica album di Malika Jan, la rappresentante di lista di Zen Circus e molti altri. Ed adesso è nata anche Woods, una nuova casa editrice che ha debuttato al Book Pride di Milano con 3 titoli. Una casa editrice che si occuperà di tanti temi, che cercherà di dare voce a tante istanze, sarà sicuramente molto attenta ai temi della giustizia sociale, sarà attenta ai temi dell'ambiente, sarà attenta anche alle nuove proposte della letteratura italiana, ma anche magari a della bella saggistica che viene anche da altre parti del mondo. Le caratteristiche principali sono quelle di poter diventare uno spazio vivo, presente, in cui i lettori non solo trovano dei libri interessanti, ma in cui possono anche riconoscersi. Quindi il catalogo della casa editrice è pensato come se fosse una sorta di ecosistema in cui ogni libro rappresenta un'esperienza che i lettori possono fare, a partire dai primi 3 come Steven Spielberg, Hiroshi Shiguro e Valentina Barile, che rappresentano 3 dimensioni umane con cui ci si possono fare molte domande.